Quando metti la mano in un fiume, tocchi l'ultimo che l'ha toccato prima di te e il primo che lo toccherà dopo di te, Leonardo da Vinci. Dottor Masaru Emoto. Egli trasferiva attraverso l'ARM informazioni vibrazionali a dell'acqua strutturata e con la sua metodologia curò più di 10.000 persone. L'acqua può registrare informazioni, Masaru Emoto lo dimostrò attraverso i cristalli d'acqua congelata. L'acqua pura a meno 15 gradi forma cristalli meravigliosi. Tutto ciò che esiste in questo mondo ha una vibrazione. Vibrare è un sinonimo di energia. Come viaggiano le vibrazioni? Attraverso l'acqua. Quindi la vibrazione dell'acqua è la forza vitale della natura. Per questo i cristalli sono così importanti. Le parole, la musica, i colori sono vibrazioni. Se esponiamo l'acqua congelata alla musica, alle parole o ai colori, il cristallo cambia. Se dici all'acqua ti amo, l'acqua rifletterà il tuo pensiero come in uno specchio attraverso i cristalli. È la stessa acqua di cui sei formato. Cosa accade all'acqua di cui sei formato quando ti dicono una cattiveria? I cristalli d'acqua ci raccontano le emozioni che sentono. L'arte come vibrazione è una forma di cura ancora prima di essere un'espressione artistica. Per questo è fondamentale amare e curare l'acqua interna ed esterna a te stesso. Molti ricercatori stanno proseguendo gli studi del dottor Emoto. Alcuni vogliono insegnare all'acqua a memorizzare il codice binario. Specialisti high tech stanno studiando computer all'acqua controllati dalla telepatia. Tu sei l'oceano e l'oceano sei tu. Amalo e proteggilo.